14 febbraio sappiamo che Ayman Fadi parlava di avvelenamento, c'è questa ipotesi qui di cui abbiamo parlato, ma c'è anche l'ipotesi di una malattia rara che fino adesso non è stata trovata, ma che nessuno può escludere del tutto. E questa ricerca su 50 metalli differenti dà esito positivo, pesantemente positivo per alcuno, antimonio, cromo, cadmio, molibdeno e cobalto. Problema in questo caso che, non conoscendo le cause della morte di Ayman Fadi, nulla si può escludere. Ci sono tracce che ci portano a ritenere la presenza di sostanze particolari. Nei prossimi giorni procederemo prima all'estrazione di alcuni campioni e poi successivamente, all'esito dell'analisi fatta su questi campioni, alla normale autopsia. Il 12 febbraio sappiamo che Ayman Fadi parlava di avvelenamento e che ha comunicato questa circostanza all'esterno, ma non a noi. Il 12 di febbraio viene fatta la ricerca di una sola sostanza, che tra l'altro dà esito negativo. Arsenico. L'arsenico. I risultati di questa analisi pervengono soltanto il 22 di febbraio. Il team medico si riunisce e con la valutazione sullo stato generale ingravescente della paziente decidono per un'altra serie più ampia di ricerche di metalli, quindi non più solo l'arsenico, che anche lui è un metallo pesante. E questa ricerca su 50 metalli differenti dà esito positivo, pesantemente positivo per alcuno, purtroppo a decesso della paziente già intervenuto. Antimonio, cromo, cadmio, molibdeno e cobalto. Penso che la prima cosa da fare è capire perché la signora Fadil è morta. Una volta che avremo accertato questo, tutto il resto poi sarà valutato. In una situazione piuttosto confusa, in cui dalla cartella clinica emerge che hanno tentato tutto il possibile, francamente credo che sia in questo momento più importante capire la causa della morte. Ripeto, c'è questa ipotesi qui di cui abbiamo parlato, ma c'è anche l'ipotesi di una malattia rara che fino adesso non è stata trovata, ma che nessuno può escludere del tutto.